Buongiorno, buonasera, buonanotte. Sempre qui, questa volta in branda della cella numero 13 di questa Re Bibbia virtuale. Ci eravamo lasciati sulla distinzione tra il lettore implicito o lettore o arcilettore o lettore modello o lector in fabula, se appunto a seconda di quale termine prediligiamo per tratteggiare la figura del lettore, così come la teoria della letteratura l'ha postulato da Iser, Ardifer, Eco, Roland Barthes, a tanti altri. E avevamo contrapposto a questo tipo di lettore, che è il lettore che postula ogni testo per i teorici della letteratura, e avevamo in qualche modo contrapposto il lettore in carne ed ossa. Il lettore che mentre legge e prende appunti, mangia, beve, dorme, fa l'amore, esce a fare la spesa, persino in questi tempi di coronavirus, è possibile. E questo, diciamo, questa figura, diciamo così, ecco, è stata garantita nel secolo scorso, seppure, come sappiamo, a causa dell'egemonia, del trionfo della teoria della letteratura, diciamo così, ha vissuto questa figura, il lettore in carne ed ossa, diciamo, il lettore dal volto umano, ecco, seppure ha vissuto nelle catacombe, quasi in clandestinità, grandi critici lettori come Garboli, Baldacci, Enzo Siciliano, in qualche modo hanno dovuto sopravvivere in tempi in cui in Italia erano i Cesare Segre, le Marie Corti, di Umberto Eco, quelli che dettavano legge. Comunque dicevo, nel secolo appena trascorso, se c'è una figura che ha sempre e naturalmente garantito i diritti di questo lettore dal volto umano, questo è stato il critico militante. Ed è su di lui oggi che dobbiamo focalizzare la nostra attenzione, non dimenticando quello che noi abbiamo detto nelle lezioni precedenti sulla nozione del senso comune, perché critico militante e senso comune sono un'endiadi, un nesso inestricabile. Un critico militante è sempre colui che sta dalla parte del senso comune, che ha di fronte a sé quell'oggetto, che non dimentica che è stato scritto, diciamo, da un autore, non dimentica i diritti del lettore a essere informato e ad essere consigliato. Quindi, diciamo, il critico militante ha messo al centro, col suo lavoro d'ogni giorno, il lettore reale, confutando, diciamo, tutti quei dogmi che la teoria della letteratura quotidianamente celebrava. Cioè, non preoccupandosi il critico militante di dare ascolto, quando lo riteneva giusto o necessario, proprio appunto alle richieste del senso comune. E lo ha fatto tutto questo con la stessa ostinazione con cui non ci si rassegna, ecco, a negare che ci sia, diciamo, il sole, soltanto perché tutti hanno improvvisamente cominciato a dire che piove, nonostante il sole sia lì davanti a tutti. Questo per uscire dalla metafora, per dire che l'autore, come voleva Roland Barthes e tutti gli altri, sarà pure morto, ma diciamo, sarà pure morto, ma il lettore, ecco, il lettore in carne ed ossa, il lettore dal volto umano, non ha mai smesso
di chiedere appunto notizie al critico militante sul caro estinto. In effetti, se andiamo a vedere, se ci catapultiamo ai nostri tempi, a quella che era l'attualità corrente fino a che questo virus non ci si legasse tutti in casa, ecco, il lettore poteva incontrare lo scrittore amato in uno di quei tanti festival, non so, il Festival di Pordenone, che io trovo particolarmente delizioso, quello di Mantova, o il Festival di Gavoi, dove vado sempre con piacere, fatto dal mio amico, grande amico Marcello Fois, come del resto quello di Pordenone fatto dal delizioso Gianmario Villalta, due cari amici e due scrittori importanti della nostra contemporaneità. Dico, quando appunto quel lettore in carne ed ossa incontrerà lo scrittore amato in uno di quei festival oggi di grande fortuna popolare e di moda, laddove è andato magari proprio per conoscerlo di persona, non esiterà a chiedergli l'autografo, che è un atto, quello di chiedere l'autografo, tutt'altro che innocente, perché è quella dell'autografo una richiesta che non trova spiegazioni solo in una particolare declinazione del fenomeno del divismo, ma che può valere anche, se vogliamo, per rimanere al nostro discorso, anche come un'implicita presa di posizione critica, quella che ribadisce contro i teorici della morte dell'autore che l'autore è vivo, è vegeto. Del resto, per tornare alla nostra bella Italia e alle cronache anche più facinorose e più tumultuose dell'Italia letteraria, del resto, diciamo, l'opera di D'Annunzio e Pasolini avrebbe oggi, diciamo così, lo stesso significato, no? Avrebbe oggi lo stesso significato se la loro vita, diversamente inimitabile, no? Quella di D'Annunzio e Pasolini, non proiettasse appunto su quell'opera la sua lunga ombra? Ecco, direi che Carla Benedetti, critico italiano, piuttosto brillante, e la scarsa presenza delle figure femminili tra i critici contemporanei, potremmo dire critico di rango, Carla Benedetti, nel 1999 ha scritto un libro molto appassionato per dimostrare tutto questo, cioè per dimostrare che la loro vita, la vita degli autori, proietta la sua lunga ombra. Si intitola L'ombra lunga dell'autore, questo libro, sull'opera. Hai voglia a dire che la letteratura parla di se stessa soltanto? Hai voglia a dire che c'è l'autonomia del significante? Hai voglia a dire che le opere si scrivono da sole? Hai voglia a dire che c'è la dialogicità e l'intertestualità e che i testi dialogano tra loro, come vorrebbero i teorici della letteratura? Il lettore dal volto umano, il lettore in carne e ossa, andrà sempre in quei libri a cercare una traccia della realtà. Poco importa se per decifrarla o per imparare a sopportarla, quella vita, o se in vista di una conoscenza o magari di una consolazione irrinunciabile. Il lettore legge, insomma, che ne pensino i teorici della letteratura, che ne pensi Eco, che ne pensi Roland Barthes, che ne pensi Iser, ecco, i lettori leggono perché hanno a cuore soltanto l'esistenza di quell'autore e hanno a cuore soltanto l'esistenza, diciamo, della realtà e dell'autore, con riferimento appunto che in quella realtà
la bellezza e la verità potranno avere, con riferimento agli impedimenti che rallentano o sconfessano l'affermazione di quei valori di verità e bellezza. Ecco perché il lettore in carne ed ossa, il lettore dal volto umano, resterà sempre grato a quel critico che, tra le righe di un romanzo, dentro i versi di una poesia, gli abbia fatto scorgere le linee di un oroscopo, del proprio oroscopo, un crittogramma del destino, del proprio destino, così come quel lettore o quella lettrice in carne ed ossa ancora oggi benedice quel probo professore di liceo che, quando era adolescente, lo convertì all'amore per la letteratura e ai suoi impensati, impensabili benefici. Insomma, credo di essere arrivato al punto, o almeno a uno dei punti cruciali di questo mio libro, La ragione in contumacia. Al lettore dal volto umano non interessa la critica letteraria in quanto tale o per se stessa. Al lettore o dal volto umano interessa la critica letteraria in quanto critica della vita. Di fronte a queste affermazioni, ecco, io sento già le accuse querule, lamentose o aggressive e violente, le accuse di estetismo e vitalismo. Sento i commenti irridenti degli scienziati della letteratura e degli ideologi. Non importa se in servizio permanente o se semplici, come dire, ideologi di complemento. Ma state attenti. L'accusa di estetismo e di vitalismo sarebbe alquanto ingiusta, o perlomeno inesatta, anche qualora la si volesse sostenere. Perché, vedete, diciamo, io ho detto critica della vita, non ho detto apologia dell'esistenza. Come se dicessi euforia ed ebbrezza del salto nel cerchio di fuoco, quello di staraciana memoria. Il vitalismo fascista, la ebete esaltazione della vita fascista che si contrappone a quel monito lato sensu leopardiano che la vita è tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che possiamo e dobbiamo amare, ma anche a vaccino, a contravveleno di qualsiasi vitalismo, anche la vita, tutto ciò che dobbiamo patire. Insomma, ho detto critica della vita, non apologia dell'esistenza, come se dicessi euforia ed ebbrezza del salto nel cerchio di fuoco. Tanto più che in certe condizioni, quelle che il secolo passato ha conosciuto benissimo e molto diffusamente, e quelle che purtroppo abbiamo conosciuto in questi giorni di coronavirus, ecco, l'esistenza può trasmutarsi anche in disvalore, nel supremo dei disvalori. Pensate ai campi di sterminio, pensate ai gulag, pensate alle trincee della prima guerra mondiale. Autorizzando in fondo la celebre domanda di uno dei massimi teorici della scuola di Francoforte, e cioè Adorno, autorizzando la celebre domanda che si fece Adorno, se cioè fosse davvero possibile scrivere ancora poesie dopo Auschwitz. Io dirò invece ancora di più. Soltanto una critica letteraria intesa anche come critica della vita potrà vaccinarci per tempo da un'idea trionfalistica del vivere e del morire, dannunziana per capirci. Per il critico letterario, in quanto ovviamente critico della vita, ecco, la vita è, come dicevo, tutto ciò che abbiamo, ma anche tutto ciò
che dobbiamo patire. Se appunto quel critico si rivolge al lettore, magari anche per consolarlo, quel lettore, dell'ineluttabile verità secondo cui ovunque, omnibus moriendum est, tutti dobbiamo morire, lo fa quel critico militante solo in nome di una letteratura consolante, che è ben altra cosa da consolatoria, nel senso in cui, per capirci, possono risultarci consolanti scrittori della ferocia di Thomas Bernhard o di Philip Roth, ma anche, per citare un contemporaneo struggente, della lucidità dolorosa di un Philip Forrest, per citare la più recente e convincente risposta, perentoria come la vita che ogni volta ricomincia, ai ricorrenti e inutili dibattiti sulla morte del romanzo. Cioè, diciamo, consolante come, diciamo, è consolante in quegli scrittori come Thomas Bernhard, Philip Roth, quando fissano il male e la malattia, la morte, insomma, che arrivano tutti iniqui e sempre gratuiti, come si guarderebbe in faccia la medusa, quella che pietrifica il nostro sguardo. Soltanto, in questo senso, la grande letteratura è stata in grado di farlo, di essere consolante e non consolatoria, di parlare del male, della malattia, della morte, delle tragedie, ma risultando alla fine consolante e non consolatoria. Quella grande letteratura che, mentre nel male si sprofonda, dal male a suo modo ci libera. Ma vorrei appuntare la mia attenzione sulla figura del critico militante, il quale è solo un critico della vita che ha indossato però la divisa d'ordinanza della letteratura. Un empirico che non potrebbe mai rinunciare, per i paradisi della teoria, alle disordinate occasioni della vita di tutti i giorni. Ama sorprendersi e cambiare idea il critico militante. Pensate a quante volte io mi sono trovato a cambiare idea, ma per onestà, su un autore che magari aveva inizialmente stroncato, o viceversa. Parlare di un amico che ho ammirato e celebrato in un romanzo, stroncandolo perché non era stato all'altezza delle mie aspettative. Insomma, fa tutto questo il critico empiricamente, però stiamo molto attenti, combattere la teoria della letteratura come fenomeno eminentemente novecentesco, quindi non come attività in sé in quanto tale, riflessione sulla letteratura, ma come capitolo cruciale che va dagli anni 50 agli anni 70 della storia della civiltà letteraria e non solo letteraria europea, ecco, essere, diciamo, contro quella teoria della letteratura non significa però essere nella propria quotidiana operosità antiteorici. Guai a sottovalutare il critico letterario militante da questo punto di vista. Infatti, ecco, in ogni suo atto c'è già implicita la risposta a centinaia di pagine di teoria. Il critico militante non fa teoria, ma non può non avere una teoria. O per meglio dire, mi piace di più, non può non avere una filosofia. In qualsiasi sua pagina, la formulazione d'un giudizio di valore sull'opera esaminata equivale sempre al tentativo di mettere quell'opera a sistema. Sarebbe grave se non così non fosse, e di conseguenza esatta l'accusa che invece gli si rivolge sempre
solo per il fatto di esistere in quanto tale, cioè di peccare l'impressionismo. Perché se così non fosse, se in ogni suo atto non fosse implicita una teoria, una filosofia, allora sì che quel critico sarebbe colpevolmente impressionista, come taluni lo sono stati. Salvo poi di quella teoria dimenticarsene quando il risultato che cercava è stato raggiunto. Il critico militante riconosce con l'esistenza del mondo, armato del suo senso comune, riconosce anche la solidità dei fatti, la loro irrefutabile presenza. Fatti che sono tali o sono stati tali prima di ogni interpretazione e malgrado tutte le interpretazioni. In questo antipodico a quello che è stato uno dei motti più celebri, l'abbiamo ricordato prima, della teoria della letteratura, della teoria della ricezione di uno Yass, altro grande teorico della letteratura, il quale faceva proprio in fondo il grido nicciano: non esistono fatti ma solo interpretazioni. E come se non esistono fatti? Che ci costringono quei fatti a fare i conti con la filologia. Il critico militante, insomma, ne è ancora convinto, fino in fondo, come era convinto Croce, Benedetto Croce. La storia è sempre storia contemporanea. È ancora sicuro del fatto che anche la letteratura è sempre letteratura contemporanea. Ammette i limiti dell'interpretazione. Se legge Dante, sa che non può farlo se non con gli strumenti della storia della lingua e la filologia, che la storia della lingua e la filologia gli mettono a disposizione. Lorenzo Valla, per capirci, quello del memorabile discorso sulla falsa e menzognera donazione di Costantino, resta indubitabilmente uno degli eroi intellettuali del critico militante. E però, nonostante non dimentichi tutto questo, nonostante non dimentichi di leggere Dante con strumenti appropriati, come qualche mio collega quasi coetaneo invece si è dimenticato di fare, dico, però se legge Dante lo fa perché è convinto che Dante gli possa ancora parlare, qui e ora, come fosse un contemporaneo, un grande contemporaneo. Non ha paura il critico militante di accendersi di passione per la babilonese Semiramide, vagheggiare la sua utopia lussuriosa, nemmeno di innamorarsi di Francesca. E non si stupisce quel critico militante quando legge Dante di ritrovare tutta la sua pena di padre nell'ansia e la sofferenza di Cavalcante e Cavalcanti. Quando incontra Dante, ve lo ricordate, non vede accanto a lui suo figlio. In questo senso, il critico militante non ignora mai che la critica vera, tutta la critica vera, in quanto tale, è e resta sempre militante. Di questa critica militante, malgrado chi ne proclami quotidianamente la morte, io farò in queste lezioni l'elogio. Un elogio anche teorico, come si sarà già capito, visto che ogni atto del critico letterario, del critico militante, implica sempre una teoria, una filosofia. Ecco, io dico del critico militante, della critica militante, farò qui sempre l'elogio. Un elogio, dicevo, anche teorico, non senza una riflessione che dalla letteratura voglia muovere in direzione anche di un più articolato quadro della cultura, di storia della cultura. Non ci spaventa, non mi spaventa in nessun modo l'obiezione, oggi di grande moda, che rilevi e denunci le premesse ancora illuministiche di questo mio discorso. E cioè,
senza una sua destinazione civile, comunitaria, prima ancora che sociale e politica. La critica potrebbe essere ancora veramente tale? Questo è ribadire le premesse illuministiche del discorso. E poi, la critica letteraria, in quanto critica della vita, può esimersi dall'essere anche, seppure nel suo modo assolutamente speciale, critica del costume e dei costumi? E che nesso c'è? Che nesso ci potrebbe essere? Vedete, rivendico le radici come critico militante illuministico di questo mio discorso, che poco piacerebbero ai teorici della letteratura. E che nesso c'è? Che nesso ci potrebbe essere tra critica e democrazia, tra critica e impegno civile, impegno sociale? Non me lo sto per nulla nascondendo. C'è anche un esercizio del tutto disonorevole e fortemente biasimevole della critica militante, quando cioè la critica militante, e purtroppo molto spesso lo fa sui giornali di oggi, trasforma la critica del presente in volgare celebrazione dell'esistente, in spot pubblicitario al servizio delle case editrici che dispensano attraverso i loro uffici stampa quasi delle veline. Anche su questo aspetto noi in queste lezioni ci dovremo interrogare. Arrivederci, arrivederci.